Hola, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete, oggi faremo le pulizie insieme. Ce n'è. Oh, ciao, Braki. Ce n'è davvero bisogno perché la casa è un macello. Questa intanto è la situa. Sto facendo vedere un po' il prima. Punto di partenza. Penso che la cucina sia la cosa più disgustosa. Era un giorno che non pulivamo e si è ridotta così. Non so se rendo. Mamma mia. Vabbè, fatemi sapere se anche voi siete così oppure siete sempre super ordinati e precisi. Bene, direi di iniziare. Sto iniziando le pulizie. Ciao Melissa, sono qua. Volete essere influencer nella vita? Ricordatevi che dovete avere un garage per il cartone, perché se no non ci sta. E adesso, da buon ex dipendente di Primark, spaccherà tutte le scatole come l'avevi fatto in un magazzino. So, ancora il taglierino. E io propongo le padelle. Era il tuo turno. Ecchi, ti ho detto di fare il bravo. Bene, ora non ci sarà più l'audio perché metto la musica. Ciao. Che dite? Sei stato bravo? Direi sì. Madonna, ma quanto cartone mi ha fatto il record stavolta, secondo me. Niente, sistemato il cartone, ora mi aspetta tutta la cucina. Melissa là in fondo ha pulito le padelle e io partirò col sistema del tavolo per poi pulire tutto il resto. Che macello! E questo invece è quello che dovrò pulire io. Quindi qua abbiamo il bagno che cerco di tenere pulito ma col lavandino nero, il dentifricio bianco non va molto d'accordo. E poi svuoterò anche tutto qua sotto che c'è un po' un bordello. Qui diciamo che è abbastanza pulito, lo teniamo sempre pulito ovviamente. Anche la doccia devo un po' sistemare i prodottini. Qua devo piegare tutto, togliere i vari calzini per terra che si lancia quando andiamo a dormire. E vabbè, poi rifare il letto che anche lui è da cambiare. Eccoci qua, il prima. Ah, qua ci sono ancora le valigie e non so perché appoggio sempre tutto su sto corrimano ed è un casino, cioè c'è di tutto, veramente di tutto. Bene, direi di iniziare. Che bravo Riccardino, continua così. Sì, diciamo che ci troviamo molto bene a fare questa divisione su e giù. Continueremo a fare così. Io come prima cosa inizio di solito ad aspirare tutto, così se poi bagno non mi viene fuori una pozzanghera, il miscuglio, polvere, cose. Quindi sì, con il mio piccolo Dyson vado a togliere tutta la polvere, sporcizi, capelli, cose varie. Poi inizio a togliere tutti, ah, questa ora con delle ciglia finte, tutti i prodotti, così riesco a pulire meglio. Questo mi piace tantissimo per pulire i vetri, forse vi avevo già mostrato, però lo amo, quindi niente. Mi piace prima pulire i vetri, sì, sennò poi pure devi schizzare il lavandino. Quindi poi lavo dentro, con che precisione, e niente, ora Melissa continuerà. Ebbene sì, ogni volta ci tocca asciugare tutto perché sennò rimangono gli aloni, però penso che anche con i lavandini bianchi bisogna farlo, o no? Non lo so. Comunque poi rimetto tutti i prodottini con calma, li pulisco dalla polvere e li appoggio in base appunto all'utilizzo. Quelli che utilizzo un pochino di più li metto davanti, gli altri li metto nei cassetti, eccetera, eccetera.
Non so voi, ma fatemi sapere se vi piacciono questi video, perché io li trovo molto rilassanti, barra mi spingono a pulire. Cioè, li guardo sempre quando devo pulire per farmi venire voglia. Quindi fatemi sapere se ne volete altri. Magari appunto faremo anche altre cose, non lo so, puliremo il mio studio. Boh, vediamo. Riccardo, devo ammettere che è un pochino lento. Noto che è un pochino lento guardando le riprese. Qua sta mettendo via la frutta, dai, povero, non è bravissimo. Però. Ah, domanda, voi dove mettete il phon? Cioè, io non so se comprare proprio un portafon, perché ogni volta si arrotola tutto. È un casino tenerlo ordinato. Boh, questo è il mini frigo per la skincare, super cute, e ta-da! Questa parte finita. Che bello, tutto ordinato, yeah! Ora passiamo di qua, buttiamo via tutte queste cosine. Iniziamo. Questo è buonissimo, raga, super consigliato, profuma un sacco. Rispetto ad altri non mi intossica. E poi è in tinta col mio outfit, dalla pulizia. Tutto lilla. Comunque penso sia la cosa che odio di più fare, lavare il bagno. Proprio non mi piace. O forse ancora peggio la doccia, ecco sì. La doccia è la cosa che odio di più fare. Qual è la cosa che odiate di più fare voi? Bene, finalmente ho finito di pulire tutto, quindi passo il mio mucino e il bagno è fatto. Ho comprato un nuovo detersivo per i pavimenti e sa di uomo, uomo proprio virile. Buonissimo. Cioè, quando cucina, boh, strage proprio. Guarda quanto broccolo in giro di qua e di là. Thank you.
E andiamo a piegare tutte le cose pulite. Ovviamente quelle di Riccardo le rimetto nella bacinella. Piego solo le mie, perché io le arrotolo, non è che piego. Quindi niente. Qua una Melissa intenta a cercare i suoi vestiti. Per fortuna la maggior parte delle robe era di Riccardo. Qua cerco di mettere i calzini insieme. Ed eccomi qua alle prese nel arrotolare i vari vestiti. Si riempie sempre un sacco di polvere, bisogna passarlo veramente spessissimo. Odio la polvere, non so se si fosse capito. E poi finalmente cambiamo le lenzuola. In realtà devo anche comprarne di nuove, perché ho solo copripiumini. Infatti userò un copripiumino, opsi. Però vabbè, non ho lenzuola, devo comprarle. Copra che si infila sempre. Devo anche pulire tutti i miei copricuscini in seta. Sono gli unici che mi fanno dormire bene senza striature in faccia, i capelli rimangono perfetti, li amo. Momento soggiorno. Ero andata a portare fuori i brachi, quindi nel frattempo mi sono messa anche i jeans. Comunque terminiamo la stanza pulendo per terra sempre con l'aspirapolvere. Anche qua si riempie sempre di pezzi di stoffa, varia polvere, della roba pulita dei vestiti. Non so se anche a voi succede, ma la parte di Riccardo è sempre la più sporca proprio per colpa dei vestiti. Accendo una candelina perché i detersivi sanno comunque un po' odorino, quindi meglio sempre profumare con una bella candela. Braghi stanco che non ha fatto un picchio, anzi rompeva e basta. Cambiamo anche l'asciugamani, questo qua purtroppo l'ho macchiato io. Devo comprarne degli altri, opsi. Eccoci qua, mentre passa l'aspirapolvere. Thank you.
Ogni volta che guardo il mio letto dico: ma quanto è bello il mio letto. Cioè, lo amo la follia, vi giuro, mi piace troppo. Che mi rompe. Cosa fai, Brecky? E abbiamo finito. Felice del risultato? Felicissimo. Bene. Guardate che bravo col cartone. Complimenti. Impara. Questo presto se ne andrà, visto che ora le palestre hanno riaperto. Non hanno ancora aperto. Nel video, quando uscirà, saranno aperte. Ah, sì? Sì. Quando esci? No, lunedì prossimo o venerdì prossimo. Ok. Bene. Ho pulito anche tutte le scale. Vieni a fare perlustrazione su. Guarda io quando sono stata brava. Vuoi botte? Mi piace la risposta. Ma ti sembra il caso di mettere la catenella in quella maniera? E il coso nero, la cosa è quel coso nero? L'ho portato Brachi quello. Ah, vabbè. C'è la macchinetta che devo spostare. Stiamo registrando. La tua roba te la pieghi sopra. Tu, ho capito? Non fa parte della pulizia. Già tanto se ti pulisco il tuo comodino. Ah, sì, certo. Aspettiamo. Sì, ho passato anche lì. Controlla, eh. Anche le foglie della piantina ho fatto. Però ce n'è un altro che non so se fai sempre. Guardiamo se l'hai fatto. Sì. Vedi che mi ascolti. Beh, ah no, là sopra non ci arrivo. Ah? Male. È sporco? Un poco in realtà. Ogni roba come al solito mi ha dato a fanculo in qualche cassetto. Ma scusa. La sua è tutta lì. La mia, io ho tre cose, una schiuma da barba. Ma scusa, però possono stare nel cassetto. Certo. La barba te la fai una volta ogni 4 giorni, io la skincare la faccio tutti i giorni 2 volte al giorno. Voto? Questo? È vero, mi sono dimenticata. Non ho visto nemmeno pulito questo. Mi sono dimenticata di pulire questo specchio. Subito. Tu l'hai pulito giù in soggiorno lo specchio. Devo controllare? Non l'ho pulito. Nemmeno io questo allora. Magari ho preso un po' più alta. Allora, questa, come si chiama, cleaning routine, eh? Votate nei commenti chi è stato più bravo. Ma sei più abbronzato di me. Hai preso il sole. Non sono in montagna. Vabbè. Votate nei commenti, secondo voi, chi ha pulito meglio il suo piano. E niente. Poi a settembre cerchiamo una donna del pulizia che mi porta le scatole. Alleluia! Finalmente sono deciso. Almeno che faccia il grosso, perché poi, cioè, sì. Se devo pensare di buttare via 4 ore mentre devo pulire e quelle 4 ore di impegno a lavorare, ci guadagno molto di più di quello che do alla donna del pulizia. Niente, quindi questo era tutto. Che bello. Mandiamo... Sono stanchissima, tutto il giorno che puliamo. Lasciate un like se volete vedere, facciamo un giorno che vogliamo pulire le vostre case. Scherzo. Immagini. Da beauty a PT è un attimo passare a dare pulizia. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi anche al mio canale. E io per premio mi sono presa il McDonald's. Ah certo. E io per premio mi faccio un'insalata con del pollo e... Niente. Yeah. Bye bye. Bye bye.